Cari telespettatori, bentornati a Primo Cittadino. Dopo una pausa forzata di circa 3 mesi a causa del Covid-19, riparte il programma di Fano TV in diretta con i sindaci del territorio della provincia di Pesaro Urbino e non solo. Ad inaugurare questa ripartenza è il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Benvenuto, sindaco. Buonasera a tutti. Ricordo a tutti i nostri telespettatori che possono intervenire in diretta per porle delle domande, i numeri sono sempre gli stessi, 0721 86 14 33 per intervenire in diretta, oppure il 338 49 68 250, ecco qui potete inviarci dei brevi messaggi di testo. Sindaco, in apertura il coronavirus, direi di fare un attimo il punto della situazione partendo dai dati odierni. Le Marche oggi hanno registrato purtroppo un decesso, la vittima è una donna di 60 anni senza patologie pregresse, residente nella provincia di Ancona, 2 invece tamponi positivi a fronte di circa 400 test analizzati e poi in calo i ricoverati negli ospedali che passano da 114 a 108, invariato invece il numero di degenti in terapia intensiva che rimane a 13, nessuno di questi però nella provincia di Pesaro e Urbino. Un dato da evidenziare però è il calo dell'età media, pensate che in quest'ultima settimana il 75% dei casi è under 35, quindi 3 persone su 4 che hanno fatto il tampone hanno meno di 35 anni, si parla di giovani, giovani che purtroppo lo scorso fine settimana forse non hanno rispettato proprio tutti il divieto di assembramento. Proprio ai ragazzi lei in queste ultime settimane si è rivolto, ha lanciato diversi appelli, l'ultimo proprio oggi. Sì, perché i dati sono finalmente da diversi giorni, da qualche settimana positivi. Domenica scorsa abbiamo festeggiato il primo zero, le 0 morti finalmente nella Regione Marche dopo tanta sofferenza, tanto dolore per tante settimane. E questa settimana abbiamo festeggiato un altro zero, lo 0 contagi. 0 contagi nella provincia di Pesaro Urbino, a dimostrazione di come i dati stiano andando bene, molto meglio rispetto al passato. Il punto è non interrompere questa tendenza. E questa fase 2, lo sapevamo, è molto delicata perché rischiamo davvero con comportamenti sbagliati di compromettere tutti i risultati positivi che abbiamo ottenuto fino ad oggi. E lunedì scorso hanno riaperto le attività, bar, ristoranti, eccetera, e questo è stato il primo weekend e non è andato bene, a dire la verità. Non è andato bene, ho visto troppi assembramenti nel lungomare, troppi assembramenti nell'orario della movida, e tanti ragazzi senza mascherina, e quindi io cerco sempre di far leva sulla responsabilità dei giovani, però devo dire la verità, sono andato personalmente a vedere in bicicletta in fasce orarie differenti e ho visto che le cose non andavano bene, e quindi ieri sera e stamattina l'ho dichiarato pubblicamente, abbiamo chiesto un comitato di sicurezza che ci sarà mercoledì al prefetto, e quindi da una parte chiediamo alle forze dell'ordine maggiori controlli rispetto a questo weekend e maggiori interventi. Dall'altra ribadiamo un messaggio molto semplice, sicuramente i ragazzi sono quelli che soffrono di più il fatto che sono stati mesi senza socialità, hanno bisogno della socialità, è normale che sia così, tutti noi siamo stati ragazzi, però questo non è il momento di stare tutti insieme, arriverà il momento di stare tutti insieme, non è questo, questo è il momento di stare con un amico, con un'amica, con la fidanzata, col fidanzato. Non è il momento di restare tutti in compagnia e quindi dobbiamo assolutamente cambiare atteggiamento in vista del prossimo weekend. Noi sicuramente ci concentreremo sul tema dei controlli, magari di qualche divieto in più, però il grosso è nelle mani delle persone e in particolar modo della fascia dei giovanissimi che più di altre magari ha pensato che il virus fosse già sconfitto, invece ancora non è sconfitto. Ma l'hai detto chiaramente, se continuiamo così ci giochiamo l'estate. Io cerco di far ragionare su questo, perché tutti noi vogliamo, immaginatevi, io ho lavorato anni per avere una città vivace, per me la movida è un elemento di successo di una città, perché significa che i ragazzi si muovono, che stanno non si insieme, eccetera. Quindi abbiamo lavorato tantissimo in questa direzione, ma se vogliamo davvero un'estate quasi normale, questo è il punto, non possiamo sbagliare in questi mesi, in queste settimane. Quindi non possiamo sbagliare, ovviamente per un motivo sanitario, perché rischiamo di riempire di nuovo gli ospedali. Non possiamo sbagliare per un motivo socio-economico, perché rischiamo di compromettere complessivamente la stagione turistica e forse tutto il 2020, e non possiamo sbagliare neanche rispetto alle libertà personali. Abbiamo rinunciato per mesi nel lockdown a
un pezzo importante della nostra libertà personale per un bene pubblico che è la salute di tutti, e adesso non possiamo compromettere questo risultato perché abbiamo la fretta di stare di nuovo tutti insieme nello stesso luogo. Quindi la parola d'ordine è stare sparsi, evitare assembramenti. Questo si può fare anche con le attività aperte. Ci vuole soltanto una mentalità giusta per affrontare questa fase, che è una fase di transizione. Ma con il prefetto valuterete anche delle possibili eventuali chiusure insomma, di vari locali, ma oppure sicuramente misure per evitare ulteriori assembramenti? Insieme al prefetto e insieme ai sindaci valuteremo tutte le opzioni. Io non sono convinto che la scelta più efficace sia quella delle chiusure o quella della riduzione degli orari, perché comunque sia, se andiamo a ridurre gli orari rischiamo di concentrare il problema in una fascia oraria specifica e magari di concentrare più persone nella stessa fascia oraria. C'è però sicuramente il tema dei controlli. Una delle cose sulle quali sto ragionando e che vorrei, che probabilmente proporrò mercoledì, è quella ad esempio di rendere la mascherina obbligatoria nelle zone della movida. Questa potrebbe essere una carta da giocare, che potrebbe responsabilizzare ulteriormente i ragazzi. Ovviamente la mascherina quando non si beve, non si mangia. Però questo potrebbe responsabilizzare i ragazzi e prevedere magari anche delle sanzioni in caso in cui la mascherina uno non la porta o fa finta di portarla, potrebbe aiutare a rafforzare un po' l'atteggiamento e di conseguenza anche la capacità di controllo delle forze dell'ordine. Stiamo ragionando più su queste azioni piuttosto che su limiti di orario o chiusure. Le chiusure perché rischiamo, come dire, tutti dobbiamo riaprire, i bar, i ristoranti non lavorano, non campano, adesso li abbiamo fatti riaprire e li rifacciamo chiudere. Mi sembra, come dire, abbastanza contraddittorio, almeno in questa fase, no? Se non, le cose non cambiano dal punto di vista dei numeri. Dall'altra, ridurre l'orario, dovunque è stato fatto questo esperimento, alcune regioni lo hanno fatto sui supermercati all'inizio, e ha prodotto ancora più fila, ancora più concentrazione di persone, certo, in un altro fascio orario. Facciamo l'ipotesi, chiusi i bar dopo le 9:30, il rischio è che tutte le persone che vogliono uscire si concentrino a fare l'aperitivo, tutti, certo. Quindi non credo che sia la ricetta migliore quella della chiusura o della riduzione di orari, però ne discuteremo con il prefetto, le forze dell'ordine e gli altri sindaci mercoledì. Lei ha detto non chiudiamo le attività, però c'è chi le chiede di tenere un pugno duro con chi non rispetta le regole a costo di richiudere tutte queste attività. Beh, chiaro, ci sono, allora, il punto è, da quello che mi è stato rivelato, raccontato, e quello che anche ho visto con i miei occhi, gran parte dei problemi sono stati fuori dal locale, non dentro il locale. Cioè in genere nella fascia di pertinenza del locale, non dico dappertutto, ma hanno segnalato anche qualche locale dove hanno fatto un po' i furbi, però gran parte dei locali nella parte di pertinenza del locale hanno rispettato le distanze di sicurezza, sia nei tavoli seduti piuttosto che nella somministrazione di bevande al bancone. Quello che invece sta andato del tutto fuori controllo è stato l'assembramento a ridosso del locale. E questo mi pare il tema, diciamo, il filo conduttore di molte situazioni. Quindi, scusi, in quel caso non devono controllare i gestori e i proprietari di locali? Come funziona? Perché sicuramente un occhio lo devono dare, sicuramente un controllo lo devono fare, però è evidente che fanno sicuramente più fatica a controllare in un ambito di pertinenza pubblico, comunque non loro. E quindi quello che chiederemo è maggior controllo nei locali. E io credo che possa valer la pena provare a sperimentare questo tema della mascherina obbligatoria nelle zone della movida. Cioè penso a Pesaro, penso al Lungomare, Viale Trieste, il Porto, la zona di Baia Flaminia, magari in una fascia oraria del weekend, per responsabilizzare ulteriormente i ragazzi e al tempo stesso favorire i controlli delle forze dell'ordine. Di questo ragioneremo nelle prossime ore, mercoledì proveremo a fare una sintesi. Sono in tanti coloro che ci stanno scrivendo e descrivendo le varie situazioni che hanno visto e vissuto in questo fine settimana, le chiedono però anche quando sarà possibile riprendere le visite in ospedale che sono state tolte a tante persone. Beh, l'ospedale da quello che ci risulta sta tornando gradualmente alla normalità, perché le terapie intensive, i numeri di terapia intensiva sono ridotti al minimo in tutte le Marche, e anche i malati, se guardiamo oggi i malati, mi pare che siano di poco sopra i 100 i ricoverati per coronavirus in tutte le Marche, quindi davvero gli ospedali si stanno svuotando, quindi più si svuoteranno, e già molte attività sono ripartite e prima ripartiranno le attività ordinarie. Evidente che l'obiettivo adesso è che non ci sia un altro picco, perché un altro picco nel mese di giugno sarebbe davvero
Devastante, devastante anche dal punto di vista psicologico, perché abbiamo sofferto tutti tanto, chi per i lutti, chi per i malati, chi per paura, chi per appunto essere costretto a rinunciare a una parte importante della propria libertà. Tutti abbiamo sofferto in questi mesi e dobbiamo evitare una ricaduta, perché sarebbe davvero psicologicamente devastante, economicamente ci ammazzerebbe, certo. E dal punto di vista sociale e occupazionale ugualmente sarebbe pesantissima. Quindi davvero grande prudenza, perché in queste settimane di fase 2 ci giochiamo il resto dell'anno. Poi sappiamo che forse ci dovremo preparare all'autunno, quindi dovremo come dire, riattivare meccanismi di precauzione precauzionali in vista dell'autunno. Però davvero possiamo sperare di recuperare una parte importante dell'estate. Lo dico anche dal punto di vista turistico. Ci sono i bonus per andare in vacanza in Italia. Noi dobbiamo provare per Fano, per Pesaro, per Senigallia, per tutte le Marche, per il nostro entroterra. Dobbiamo provare a recuperare almeno luglio, agosto, settembre con il turismo italiano. E quindi dobbiamo offrire ai turisti un territorio con spazi e in sicurezza e con casi azzerati. Perché se noi avremo azzerati i casi saremo anche più attrattivi per gli eventuali turisti che potranno comunque scegliere di venire da noi. In tanti ci stanno chiedendo anche per quanto riguarda le spiagge, poi ne parleremo anche di bilancio, del bilancio comunale, ma abbiamo qualcuno al telefono, sentiamo chi c'è in linea, buonasera. Ci sente? Buonasera, sì, buonasera signor Prego. Sindaco, sono Andrea, la chiamo da fuori sul comune, io sono della provincia di Ancona, ma spesso vengo nelle sue zone, soprattutto in bicicletta. Essendo un amante della sua zona, della bicicletta, le volevo fare alcune considerazioni. Della pista ciclabile sono molto contento perché in giro non le trovo, sì. Però alcune, ad esempio quella che passa dietro la Focus Petroli, vicino al fiume, si vede che il greto del fiume è molto abbandonato e addirittura ci sono pure gli utenti ingombranti. Sempre andando in giro, sono passato in un posto che non avevo mai visto, che è Santa Vettanda, dove c'è una strada che finisce in mezzo alle case, mi sembra una cosa anacronistica. La stiamo sentendo a tratti purtroppo, prova a ripetere così cerchiamo di capire la sua segnalazione. Allora, abbiamo capito che lei è della provincia di Ancona, frequenta spesso anche le piste ciclabili di Pesaro e in una zona vicino al fiume, insomma ci sono dei problemi, giusto? Sì, nella zona la Focus Petroli, che va verso, non so, va verso lì per... Non riusciamo a sentirla. Cristiana, se riusciamo magari a recuperare la segnalazione del signore, così poi rigiriamo la domanda al sindaco Ricci. Dicevamo di queste attività che sono ripartite, ma abbiamo assistito anche a diverse proteste nelle piazze. Gli imprenditori hanno chiesto aiuto allo Stato, alla Regione Marche, ma anche al Comune. In questo caso il Comune di Pesaro, che cosa ha messo in campo di concreto per aiutare le varie attività? Parliamo anche di Tari, parliamo di Tosap. Ma abbiamo rinviato come tutti tutto ciò che era inviabile, nel senso che abbiamo evitato in questo momento di far arrivare tassazioni locali da pagare in un momento in cui tante persone non hanno avuto reddito, non hanno lavorato. Dall'altra ci siamo impegnati molto sul governo, anche per il ruolo che ho insieme ad altri sindaci a livello nazionale per dare delle risposte ai comuni. E per dare delle risposte a queste categorie. Devo dire che le risorse ne sono state stanziate parecchie, perché 25 miliardi il primo decreto, 400 miliardi di garanzie sul credito, adesso 55 miliardi, e ciò che manca, sicuramente mancano anche altre risorse, ma ciò che manca in questo momento è la velocità. Questo è quello che chiediamo, perché siamo in emergenza e ci sono tanti lavoratori che hanno dovuto attendere mesi e ancora magari attendono per la cassa integrazione in deroga. Le partite IVA non tutte hanno avuto una risposta immediata, adesso ci sono questi 55 miliardi che possono essere una risposta importante, perché per tutte le attività che hanno avuto un calo del fatturato di almeno un terzo ci sono fondi, risorse a fondo perdute, quindi possono essere davvero molto utili ad affrontare questa fase e ad affrontare la ripartenza. Il punto è che non possono tardare troppo. I sindaci hanno dato, credo, una dimostrazione di efficienza importante con la distribuzione dei buoni pasto, dei buoni spesa, scusa. Nel giro di pochi giorni dal decreto siamo riusciti a distribuirli. Penso solo a Pesaro, 2800 famiglie
un bonus media di 240 euro a famiglia, sono stati consegnati il primo giro a 2 giorni dal decreto, 3 giorni dal decreto, il secondo turno a 7 giorni dal decreto, cioè davvero a tempi record. E quindi abbiamo dimostrato attraverso l'autocertificazione, cioè fidandoci di quello che dichiara il cittadino, andando a controllare poi nei giorni successivi, di poter velocizzare fortemente tante procedure. Questa deve diventare la regola. Se non diventerà la regola, tutte le risorse stanziate rischiano di essere non solo insufficienti nella quantità, ma inefficaci nella capacità di dare una mano ai cittadini. Quindi bisogna che tutte queste risorse arrivino velocemente, cadano a terra velocemente nelle tasche dei cittadini, dei lavoratori, di imprese, di famiglie, perché altrimenti il rischio è che la rabbia sociale aumenti a tal punto che sarà difficile per noi reggere la coesione sociale nelle città che abbiamo la fortuna di governare. Avete dato la possibilità alle attività economiche anche di ampliare l'area esterna senza una TOSAP aggiuntiva, giusto? Sì, questa è stata una richiesta dei sindaci al governo, che è stata messa nel decreto, per cui la TOSAP non verrà pagata e chi vorrà più spazio pubblico lo avrà. Noi abbiamo dato indicazioni ai nostri uffici di assecondare tutte le richieste che sono state fatte, ovviamente compatibilmente con i problemi di viabilità e di sicurezza, però cerchiamo di andare incontro a tutti coloro che hanno bisogno di spazio esterno, perché non è solo un modo per aiutarli a lavorare, ma anche un modo per avere delle città più sicure. Non a caso abbiamo deciso, domani credo arriverà la delibera in giunta, abbiamo deciso di creare una nuova zona pedonale in Viale Trieste, anzi sono 2 nuove zone pedonali, e proprio per questo, per rendere più sicuro il passeggio e al tempo stesso per agevolare le attività che dovranno andare all'esterno. Le chiedono un parere e anche che cosa ne sa lei sui soldi sprecati, scrivono a Civitanova Marche, per il Covid Hospital. Che cosa ne pensa di quello che è stato realizzato? Non so se sono stati sprecati dei soldi. So che quella struttura è nata in un momento di emergenza sulla terapia intensiva, così la Regione l'aveva individuata. Poi, per fortuna, non ci sono stati più, l'emergenza della terapia intensiva è venuta meno e adesso lo si vuole riconvertire in qualche modo ospedale specializzato sul Covid. Credo che Ceriscioli abbia tutti gli elementi per poter decidere. Se ha fatto questa scelta sicuramente avrà le sue ragioni. Certo che, come dire, a me Bertolaso non è che, per me Bertolaso non è garanzia di fiducia, ecco, insomma, per la sua storia. Però anche qui, se ha scelto un interlocutore di questo tipo, un collaboratore di questo tipo, anche in questo caso avrà avuto le sue ragioni, e lo dico perché la Regione secondo me ha fatto un ottimo lavoro. Di certo la Regione Marche ha reagito bene a questa emergenza, sicuramente anche la Regione, come ognuno di noi, avrà fatto degli errori, però complessivamente il sistema sanitario ha risposto bene e sono stati bravi a riorganizzare gli ospedali. Siamo stati anche un po' fortunati, perché nella sfortuna di essere una delle zone più colpite, almeno nella prima fase, abbiamo avuto il resto delle Marche che invece non era colpito, e quindi i pesaresi, i fanesi si sono curati in tutti gli ospedali delle Marche, è scattata anche una bellissima la solidarietà regionale, però complessivamente il sistema sanitario marchigiano, in particolar modo quello ospedaliero, ha risposto bene all'emergenza del coronavirus. Su Civitanova non ho molti elementi, come dire, credo che se Ceriscioli ha fatto questa scelta avrà sicuramente le sue ragioni, come sta spiegando, fatto salvo, ripeto, che Bertolaso non è una figura che a me esprime particolare fiducia, insomma, se non altro per il suo passato, non tanto per quello che sta facendo qua. Ci dicono dalla regia che abbiamo sempre il signore di prima, insomma, proviamo a capire la sua segnalazione. Ci sente? Buonasera, signor sindaco. Come dicevo, non sono della sua zona, ma sono della provincia di Ancona, ma spesso vengo a pedalare intorno al suo comune e utilizzo molto le piste ciclabili. Sì. Girando ho visto ad esempio la pista ciclabile che passa dietro la Fox Petroli, che costeggia il fiume, è molto abbandonata a livello di verde, in più ho visto rifiuti ingombranti, carrelli della spesa eccetera. Sempre camminando mi sono imbattuto in una piccola frazione che è Santa Veneranda, e lì vedo che c'è una strada che sbuca in mezzo delle case con una strada sopra, non so, una complanare, cosa sia. Lì mi sembra una cosa un po' anacronistica nel 2020, una stradina così che porta dentro il centro abitato. E un'ultimissima informazione: che fine farà il museo Morbidelli? Che fine faranno, scusi? Il museo Morbidelli. Il museo, ok.
Allora, intanto sulla Bicipolitana, noi vogliamo continuare a crescere. Il fiume è una delle zone per noi più importanti, perché lei sta parlando di una ciclabile che costeggia il fiume in un lato, noi ne faremo un'altra anche sull'altro lato e soprattutto arriveremo grazie ad un ponte fino a Villa Fastigi, al Lago Penserina, andando a ricongiungersi lungo il fiume alla ciclabile appunto di Villa Fastigi che costeggia in parte la Monte Labatese. E in generale continueremo a crescere con la Bicipolitana anche nei quartieri più periferici, perché il tema della mobilità sostenibile è sicuramente per noi una certezza, un punto chiaro anche nella strategia post-Covid. Non possiamo di nuovo riempire le nostre città di traffico privato. E sappiamo che il trasporto pubblico avrà comunque delle difficoltà, penso anche alle navette che usavamo d'estate, no? Immagino che quest'estate saranno poche le persone meno diciamo, le persone che prenderanno la navetta e quindi abbiamo bisogno di rafforzare tutto ciò che va nel senso della sostenibilità, della ciclabilità. Quindi più ciclabili, cercheremo di ottenere al massimo dei finanziamenti previsti per continuare a costruirle. Quest'anno faremo la ciclabile di Via Fratti e nei prossimi anni andremo avanti con le altre ciclabili. E in più vogliamo investire molto anche sul tema della bicicletta con la pedalata assistita e del monopattino elettrico. Sia perché ci sono gli incentivi, anche queste cose Sì. chieste dai sindaci, per comprare biciclette elettriche e monopattini, sia perché vogliamo organizzare i nostri parcheggi in modo tale che possano essere scambiatori con monopattini, come vediamo, con biciclette normali e biciclette con la pedalata assistita. Quindi i monopattini saranno disponibili al pubblico già da questo sabato e speriamo nel giro di pochi giorni di avere anche delle novità sul tema della bicicletta con la pedalata assistita, sempre con lo stesso modello di flotte libere, si chiamano free floating, così come abbiamo con il sistema Mobike. Quindi spingeremo ulteriormente in questo, vogliamo anche dimostrare dal punto di vista turistico che venire a Pesaro è sicuro perché ci si muove in bicicletta, ci si muove in monopattino, ci si muove con la bicicletta con la pedalata assistita. Nella Bicipolitana non è necessario a tutti i costi prendere il mezzo pubblico, così come non è necessario a tutti i costi muoversi con il mezzo privato e magari non trovare parcheggio o ingolfarsi nel traffico. Per quanto riguarda il verde, però, come chiedeva il signore, quindi anche, insomma, la cura. Allora, io sono andato qualche giorno fa lungo quel pezzo di ciclabile e non ho visto quello che è stato descritto. Forse risale a qualche giorno prima, quando magari in piena fase lockdown. E alcuni lavori devono essere ancora fatti, c'è tutto il tema ad esempio del ritiro degli ingombranti che era in ritardo perché durante il lockdown si era fermato, quindi forse fa riferimento ad un periodo nel quale ancora la pulizia non era stata fatta. L'ultima volta che sono andato, qualche giorno fa, ho visto erba tagliata, tratto pulito, sicuramente ci saranno tratti ancora da pulire o da sistemare e ha fatto bene quindi il telespettatore a sollecitarlo. Ci dicono che sono cambiate anche le condizioni per il ritiro a domicilio di sfalci e potature. Che cosa succede? Perché c'era qualche cittadino che se ne approfittava un po', sindaco? Probabilmente sì, io chiedo a tutti un po' di pazienza perché in questa fase molte cose si sono un po' accantonate, sono state un po' messe in stand-by, penso solo alla raccolta dei rifiuti, tutta la riorganizzazione che si è dovuta fare, che sia la Marche Multiservizi che ASET hanno dovuto fare per ad esempio raccogliere i rifiuti delle persone che risultavano Sì. positive, quindi come dire, c'è stata una complicazione enorme su tutti i settori perché purtroppo noi siamo stati molto colpiti e questo ha inciso fortemente su tutti gli aspetti organizzativi della città. Quindi se ci sono stati dei disservizi, davvero chiedo scuse, chiedo un po' di pazienza, però tutti hanno fatto del loro meglio. Adesso vedrete che gradualmente tutto tornerà alla normalità, anche se gran parte dei servizi già appunto sono appunto già tornati alla normalità. Rispondiamo prima di passare alla prossima telefonata sul Museo Morbidelli. Sì, giusto, non ho risposto su quello. Ma noi abbiamo dato la disponibilità per ospitare il Museo Morbidelli in un palazzo del comune. Avremo sicuramente libero una parte dell'ex tribunale, perché abbiamo fatto un'operazione, diciamo, di spostamenti immobiliari e di uffici che ci consente di avere almeno 1.000 metri all'ex tribunale in via San Francesco e così come prima l'avevamo messa a disposizione della famiglia Morbidelli, adesso l'abbiamo messa a disposizione dell'associazione che rappresenta
le moto storiche, le auto storiche e del Ministero della Cultura, dei beni culturali, perché stanno ragionando se acquistare una parte di queste moto, se non altro la parte più interessante della collezione, laddove sono state messe all'asta, dove andranno all'asta, magari esercitando non solo un diritto di prelazione, magari anche esercitando qualcosa di più, facendo scattare dei vincoli, perché questi sono beni, alcuni di questi davvero, davvero molto rari. Quindi se, come hanno detto, l'ASI e il Ministero faranno la loro parte acquistando una parte della collezione, noi metteremo gratuitamente a disposizione uno stabile del Comune nel centro storico e ovviamente ci occuperemo anche di definire quale sarà la gestione ottimale. Quindi purtroppo non siamo riusciti con la famiglia Morbidelli a trovare un accordo, però vorremmo provare a non disperdere un patrimonio enorme, almeno una parte di questo patrimonio, perché potrebbe diventare non solo un pezzo, la rappresentazione di un pezzo di storia di città, ma anche davvero un bel veicolo turistico per tanti appassionati. Sentiamo chi c'è in linea, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera. Prego. Sindaco. Buonasera a lei. Sono Carla, la chiamo in qualità di nonna, però gli interessati sono del suo comune. Le volevo chiedere una considerazione per quanto riguarda l'assegnazione di sussidi, nello specifico mi riferisco al bonus bebè, che viene effettuata sulla base della certificazione ISEE. Dunque l'ISEE 2020 viene formulato sui redditi del 2018 e la situazione si è completamente, anche in questo contesto di coronavirus, rovesciata. Genitori che nel 2018 lavoravano e quindi avevano un certo ISEE si ritrovano ambedue senza lavoro e nonostante questo non hanno potuto usufruire e percepire questo bonus. Le volevo chiedere, visto che per i buoni spesa è stata veramente encomiabile la velocità di assegnazione tramite l'autocertificazione, che quindi rispecchia la situazione attuale, naturalmente documentata, tutto. Certo. Ecco, è possibile utilizzare questo criterio di autocertificazione anche per questo tipo di sussidio, in particolare appunto il bonus bebè, che, ripeto, rispecchia una situazione attuale, mentre un ISEE 2020 rispecchia la situazione redditi 2018, che criterio assolutamente inadeguato, specialmente in questo periodo di coronavirus, no? Dove ci sono proprio rovesciate situazioni lavorative. Da due lavori di moglie e marito si ritrovano senza lavoro ambedue e quindi senza, nonostante questo, senza poter percepire il bonus bebè. Insomma, sindaco, non rispecchierebbe la situazione attuale. Io sono perfettamente d'accordo con la signora, nel senso che mettere l'ISEE dell'anno scorso, basta quello dell'anno scorso, sì, è del tutto improprio, perché noi dobbiamo andare incontro ai nuovi, oltre ai bisogni storici, diciamo, delle famiglie che hanno purtroppo da tempo bisogno di un aiuto, dobbiamo andare incontro a quelle famiglie che hanno bisogno adesso, a causa del coronavirus. A causa del coronavirus si sono create difficoltà nuove di fasce che non avevano magari mai sofferto così tanto, di chi sicuramente non navigava nell'oro, ma che magari arrivava comunque alla fine del mese, che adesso da qualche mese non ha più reddito, non ha altro e ha bisogno sicuramente di un aiuto. Quindi ha perfettamente ragione, tant'è che come sindaci stiamo chiedendo degli emendamenti migliorativi al decreto, perché il decreto dovrà andare in discussione in Parlamento, proprio anche da questo punto di vista. Non soltanto chiederemo alcune risorse in più in alcuni segmenti, ad esempio sono stati stanziati 200 milioni per le province più colpite e noi non ci siamo. Quindi io ho già chiesto di far inserire, non dico tutte le province, ma almeno i comuni più colpiti, certo, fuori da quelle province. E sicuramente Pesorefano ci sono. Ma è stata una svista, sindaco? Che cosa è successo? No, ovviamente la crisi è individuata, diciamo l'emergenza è individuata in gran parte anche mediaticamente, in parte è vero, in parte mediaticamente, in Lombardia. Ed è lì sicuramente che hanno avuto la maggiore concentrazione in alcune province, la maggiore mortalità. Ma noi veniamo subito dopo. Quindi molti comuni della nostra provincia, molti comuni della provincia di Parma, molti comuni della provincia di Padova, molti comuni della provincia d'Aosta, sono lì. Hanno i numeri di purtroppo delle province del Bergamasco, del Bresciano, di Lodi, di che Piacenza. Che però sono state escluse. Esatto. Quindi abbiamo chiesto un
emendamento aggiuntivo per almeno recuperare i comuni più colpiti. Dall'altro faremo emendamenti invece procedurali, cioè in questo caso avere dei provvedimenti abbinati all'ISEE, non dico di 2 anni prima, ma anche dell'anno prima, è sbagliato. Quindi bisogna andare su criteri attuali e scommettere sull'autocertificazione, esattamente come abbiamo fatto con i buoni spesa. Due messaggi per lei. La gente non ha gli occhi per piangere, figuriamoci per comprare bici e monopattini, ci scrivono. Sarebbe meglio investire in aiuti a chi fa fatica ad ingranare con le attività a causa del coronavirus? Non sarebbe più logico? L'altra domanda, invece, che riguarda sempre i monopattini, ci chiedono: in caso di incidente, sono assicurati il passaggio pedonale che va dalla chiesa di Loreto al centro? Ci sono le luci sempre accese anche di giorno, e quindi in questo caso una segnalazione per lei. Quindi Allora, l'assicurazione dei monopattini e poi anche i costi in questa questo caso. cosa che ci vorrebbe sempre ben altro, diciamo, è un virus ulteriore che abbiamo, no? Allora, siamo sicuramente in una fase complicatissima. Abbiamo parlato fino ad oggi, fino a questo momento, di tutte le risorse che servono a famiglie, lavoratori e imprese. Dopodiché, pensare che la bicicletta e il monopattino siano superflui è sbagliato. È sbagliato dal punto di vista della mobilità, perché cosa facciamo? Riandiamo nelle città tutti con la nostra macchina individuale? Riempiamo di nuovo le vie principali di Pesaro e di Fano di traffico perché ci sentiamo sicuri soltanto se andiamo con la nostra macchina? O forse giusto anche per la salute, per il tempo che risparmiamo, che laddove si può andare in sicurezza in bicicletta e in monopattino si vada in sicurezza in bicicletta e in monopattino? Io penso che sia un elemento fondamentale nella qualità della vita. Aggiungo, non è che le monopattini e le biciclette non hanno un'economia. C'è chi produce le biciclette, chi le mette a posto, chi produce i monopattini, chi fa la manutenzione. I locali che sono nati intorno alla Bicipolitana sono i locali che vanno meglio a Pesaro, perché hanno un flusso di persone Anche notevole. un Quindi bene questa idea maggiore. di banalizzare la Mario Giordano, no? Col quale sarò in trasmissione più tardi, banalizzare la bicicletta e i monopattini come una cosa superflua significa non rendersi conto dei problemi delle città. Qual è il costo del noleggio, sindaco? Dunque, il costo dell'azienda che ha vinto, prima noi avevamo un'azienda svedese, adesso l'azienda che ha vinto è un'azienda Bird, è un'azienda americana che già opera in Italia a Verona, Torino e Rimini, se non sbaglio. E il costo vero del noleggio è soprattutto lo sblocco, perché è 1 euro lo sblocco e quindi lo rende abbastanza costoso, diciamo. Però è anche vero che il monopattino non è che lo devi usare per andare in giro tutto il giorno. Il monopattino, le flotte di monopattino servono per l'ultimo miglio. Quindi facciamo un'ipotesi: arrivi a Pesaro, parcheggi magari lontano dal centro perché il parcheggio non è proprio vicinissimo al centro, lontano per modo di dire. Al San Decenzio, dietro la caserma o sotto il cavalca ferrovia. Hai poco tempo che devi andare in un ufficio, hai poco tempo che devi andare alle poste, invece di andarci a piedi o invece di andarci in un'altra maniera, c'è il monopattino per andarci. Ed eviti magari di girare intorno al centro storico con la A cercare macchina sperando di cercare il parcheggio. parcheggio, perdendo 1 ora e magari inquinando con la macchina stessa una parte delle vie del centro storico. È un modo di mobilità nuovo che si aggiunge. Del resto, ogni volta che noi ci muoviamo, nella nostra testa scattano 3 domande contemporanee. Qual è il mezzo più veloce? Qual è il mezzo più comodo? E qual è il mezzo meno costoso? Ogni volta che ci dobbiamo muovere, noi facciamo una sintesi di queste 3 domande e scegliamo. Allora, noi abbiamo dimostrato a Pesaro che spesso e volentieri per muoversi la bicicletta è il mezzo meno costoso, più veloce e più comodo. In alcuni casi può essere il monopattino, in questo rapporto in questa sintesi del ragionamento. E dall'altra potrebbe essere la bicicletta con la pedalata assistita. Ad esempio, io penso che la bicicletta con la pedalata assistita cambierà ulteriormente la mobilità delle città, perché consentirà percorsi più lunghi senza sudare. E quindi è un conto che tu vai in bicicletta per fare sport o nel tempo libero, quindi sudare è una cosa positiva. Un conto che devi andarci a lavorare o ci devi andare a scuola, non puoi arrivare sudato. Quindi, se fai un lungo tragitto con la pedalata assistita, puoi usare la bicicletta anche Dalle nella zone un po' più quotidianità. periferiche, sì. E al tempo stesso la bicicletta con la pedalata assistita consentirà di usare la bicicletta anche in zone non pianeggianti. Penso alle parti di Pesaro un po' più collinari, piuttosto che altri comuni della provincia che non hanno una condizione morfologica come quella di Pesaro. Tra poco parleremo di spiagge perché ci stanno scrivendo Bagnini, Bagnanti per segnalare e chiedere anche tante informazioni al sindaco, ma abbiamo un'altra telefonata per lei. Buonasera.
Pronto, buonasera. Il sindaco è qua che l'ascolta. Sono Luca da Pesaro e volevo farle due domande. Prego. Una, perché non ha fatto nel Viale Trieste tutta pedonabile dalla Palla di Pomodoro fino a Villa Marina? E l'altra è quando è che si farà il ponte che collega Baia Flaminia in tra due porti, diciamo. Allora, la zona pedonale, le zone pedonali, dopo una serie di discussioni, una partita che ha portato avanti l'assessore Belloni in particolar modo, in verità sono due zone pedonali, una da Viale Zara a via Dante Alighieri e l'altra da Viale Marconi a Viale Pola. È stata fatta questa scelta per non bloccare la viabilità, soprattutto dei pullman che devono andare a scaricare gli alberghi, non bloccare la viabilità dell'autobus che deve arrivare in Viale Trieste. E quindi è stata fatta questa come scelta, che sono le due zone che in corrispondenza dei locali che più di altri hanno bisogno di mettere mettere tavoli fuori, al tempo stesso hanno bisogno di spazio perché sono quelli più frequentati anche nella passeggiata. È un esperimento, tutto il resto rimarrà ZTL nella parte serale come era prima. Tutto questo è stato possibile anche perché così togliamo circa 60 auto, ma ne recuperiamo 150 almeno per quest'estate all'interno dell'area sportiva cementata di Villa Marina. E quindi ne perdiamo 60, ne guadagniamo 150 in un parcheggio gratuito che sarà a disposizione sia del porto che del mare, e questo ci permetterà di trasformare gli altri parcheggi che invece rimarranno su Viale Trieste, di mettere le strisce blu, in modo tale da rendere, in modo tale da permettere un ricambio su Viale Trieste per coloro che si devono fermare poco, e al tempo stesso lasciare un parcheggio gratuito vicino, ma non esattamente nella zona della Palla di Pomodoro, per chi vuole mantenere la macchina lì invece per più tempo, chi vuole fare una serata, chi vuole andare al mare e stare tutta la giornata al mare, ci sarà questo parcheggio che darà una bella risoluzione. Il ponte a Baia Flaminia mi servono 3 milioni, quindi lo voglio portare avanti, ma in questo momento ancora non li abbiamo trovati. Cercheremo tutte le opportunità europee, statali e regionali per fare anche questa opera, però un'opera costosa ma molto importante, perché sarebbe non solo molto bella ma ci consentirebbe di collegare tutto il parcheggio tra i due porti con Baia Flaminia, andando ad alleggerire ulteriormente la viabilità e andando a proteggere uno dei posti più belli che abbiamo, che è appunto la Baia Flaminia, il Lido Luciano Pavarotti e complessivamente l'inizio della falesia del Parco San Bartolo. Sindaco, proprio domani mattina si terrà a Pesaro una conferenza stampa sul piano straordinario di gestione delle spiagge libere, ma intanto le vado a leggere alcuni dei messaggi che ci sono arrivati. Le chiedono, per quanto riguarda le disposizioni, se si può prendere un ombrellone preso da due famiglie diverse e se sì, se possono andarci nello stesso momento, perché dicono che alcuni gestori rispondono in un modo, altri in un altro. E poi chiedono se i bagnini possono chiedere il 5% in più sul totale. Su questa credo che ognuno possa avere, insomma... Sì, c'è un po' di polemica in questi giorni, perché i bagnini, almeno abbiamo avuto diverse lamentele, perché dicono che i bagnini hanno aumentato le tariffe, ovviamente giustificandolo con il fatto che avranno meno ombrelloni, meno spazio, meno possibilità di affittare ombrelloni e sdrai. Ma intanto il protocollo che la Regione ha fatto, che è un protocollo molto preciso, secondo me è fatto bene, è fatto insieme fra l'altro alle rappresentanze dei balneari, quindi alle categorie dei bagnini, prevede, se non sbaglio, 10 metri quadri per ogni ombrellone. Evidente che sotto 10 metri quadri, contemporaneamente, almeno a un metro di distanza, quante persone ci possono stare? 3, 4 al massimo. Quindi è evidente che nessuno impedisce a due famiglie di prendere lo stesso ombrellone. Il punto vero è che non ci possono andare contemporaneamente, o non possono stare contemporaneamente sotto l'ombrellone, perché sotto l'ombrellone in 8 o in 6 non ci si sta, in 10 metri quadri garantendo le distanze di sicurezza. Quindi la regola è sempre la distanza di sicurezza, ed essendo la distanza di sicurezza almeno un metro, io consiglio sempre di più, ma diciamo almeno un metro, significa che sotto 10 metri quadri più di 3, massimo 4 persone è impossibile farle stare con i lettini, con le sdraie piuttosto che altro. Quindi questa è la regola di base, poi ognuno si regola e organizza come gli pare, ma i bagnini sono responsabili della sicurezza nello stabilimento, quindi sono i primi
che devono gestire al meglio questo spazio che hanno. Purtroppo quest'anno è un anno così e ognuno deve provare a fare la sua parte per far rispettare i protocolli sanitari. Nelle spiagge libere invece chi avrà questa responsabilità? Ma la nostra idea, domani la definiremo meglio, la nostra idea è quella, intanto abbiamo detto no a quest'idea che era emersa anche in una discussione in regione di dare la spiaggia libera ai bagnini. Noi ci siamo detti subito contrari per due motivi. Uno, perché noi vogliamo salvaguardare e valorizzare la spiaggia libera. Due, perché rischiamo di avere un atteggiamento discriminatorio tra coloro che confinano con la spiaggia libera, bagnini che confinano con la spiaggia libera e coloro che non confinano con la spiaggia libera. E la nostra idea invece è provare a spostare un po' di persone nella spiaggia libera. Come vorremmo provare a spostare un po' di persone nella spiaggia libera? Provando a dare dei servizi di base nella spiaggia libera che oggi mancano. Non c'è un posto dove andare in bagno, non c'è un posto dove fare la doccia, non c'è un posto dove comprare una bibita o un panino, non c'è un deposito dove lasciare magari un ombrellone o una sdraia. Quindi fa riferimento anche ai due bandi che state predisponendo. Esatto, stiamo ragionando su questo, domani mattina abbiamo una giunta e domani, diciamo, verso mezzogiorno saremo più precisi. Però l'idea di massima qual è? È salvaguardare la spiaggia libera dando dei servizi di base con l'obiettivo, siccome la regola è stare sparsi, l'obiettivo è spostare un po' di persone che non troveranno posto nei concessionari o che non vorranno la confusione che c'è nei concessionari perché vorranno stare larghi. Siccome abbiamo una bellissima spiaggia libera, molto lunga, chilometri di spiaggia libera abbiamo, ed è utilizzata poco perché è utilizzata solo una parte, diciamo frequentata una parte vicino agli stabilimenti balneari, ma abbiamo, penso, sottomonte chilometri di spiaggia libera bellissima. Se un po' di persone si spostassero nella spiaggia libera, questo aiuterebbe a stare più sparsi. Per fare questo ovviamente dobbiamo dare qualche servizio di base e domani definiremo in giunta la proposta che andremo a presentare poi in conferenza stampa. Viale Napoli molto trafficato che collega Viale Trieste e d'estate non c'è posto per i residenti, per il parcheggio, ed è un problema anche che si ripete ogni anno. Sentiamo chi c'è in linea, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Sono Carlo, signor sindaco, buonasera. Salve. Le volevo chiedere, signor Ricci, in fondo a corso 11 settembre, quella cosa brutta del vecchio ospedale psichiatrico, ho visto che tempo fa eravate andati a fare dei sopralluoghi per vedere come riutilizzare quello spazio e cosa farne. C'è qualcosa in proposito, anche perché lì vicino c'è l'osservatorio, un posto bellissimo tra le altre certo. cose. Ma quello è uno dei beni più problematici che abbiamo in città, intanto perché non è del comune, ma è dell'ASUR, quindi dell'azienda sanitaria. Abbiamo ottenuto con un accordo fatto con il presidente Ceriscioli una parte dell'edificio, che è la parte dell'ex lavanderia, quella davanti alla biblioteca San Giovanni, che verrà ceduta al comune, la regione ci darà addirittura un contributo per ristrutturarla e noi lì vorremmo allargare in qualche modo la cittadella della cultura, quindi gli spazi bibliotecari, gli spazi per la cultura. Sul resto, che è purtroppo la parte maggioritaria dell'edificio, l'ASU sta cercando una soluzione per la vendita. Il problema è che è un bene molto costoso ancora, nonostante che la stima è scesa molto, ma soprattutto è un bene che deve essere completamente ristrutturato ed è tutto vincolato. Quindi fino a questo momento hanno trovato fatica a trovare un compratore che lo potesse acquistare, anche i vari fondi che potrebbero essere molto interessati ad un bene così strategico in una posizione fantastica nella città, ma non l'hanno trovato. Quindi intanto noi cercheremo di mettere a posto la parte nostra, quella che ci è stata concessa, e cercheremo di farlo il prima possibile, sperando dall'altra che l'ASUR riesca a vendere il resto, perché altrimenti non sappiamo che cosa può fare, o lo metta a posto gradualmente, però anche per l'ASUR stiamo parlando di milioni e milioni di euro per sistemarlo, che in questo momento non hanno, anche perché non ne hanno bisogno dal punto di vista sanitario, quindi non hanno neanche una necessità dal punto di vista degli spazi sanitari, quindi non hanno necessità di metterlo a posto, stanno provando a venderlo, finalmente si è abbassato il valore di base dell'asta, ma ancora probabilmente non a sufficienza per attrarre qualche compratore italiano o straniero. Sindaco, ad oggi, dopo più di due mesi, tanti disabili non hanno ancora la fisioterapia. Sa se la regione si sta muovendo anche in questa direzione? Sì, si stanno sicuramente muovendo in questa direzione.
Stanno cercando tutti di correre per affinché i protocolli di sicurezza siano i più appropriati, i più specifici possibile. Ovviamente qui è una corsa contro il tempo, ogni giorno c'è un'emergenza, c'è un'attività o delle attività da riaprire, ci sono delle indicazioni da dare dal punto di vista della sicurezza e quindi la Regione è molto impegnata in questo, così come sono impegnati i comuni. Come ho detto prima, chiedo a tutti un po' di pazienza perché far ripartire la macchina dopo averla bloccata per un paio di mesi non è facile e soprattutto non è facile garantendo le regole basilari della sicurezza sanitaria che questo momento ci impone. Quanto sta pesando sul bilancio comunale il Covid e tutta la situazione che si è creata? Immagino degli ammanchi importanti. Un'esagerazione, una cosa pazzesca, tant'è che abbiamo anche faticato all'inizio a far capire ai cittadini che purtroppo i comuni hanno delle ripercussioni molto simili a quelle delle famiglie e delle imprese, perché non abbiamo più le entrate, non abbiamo più riscosso da marzo la tassa di soggiorno, molti parcheggi a pagamento, le rette degli asili e dei nidi, le multe piuttosto che la TOSAP, piuttosto che tante altre entrate, e ovviamente i costi però per noi sono rimasti gli stessi, perché le maestre degli asili comunque dobbiamo pagarle, i servizi dobbiamo garantirli, quindi non è che abbiamo avuto un risparmio in una parte di costi fissi che aveva il Comune. E questo ha messo i comuni in grande difficoltà. Il Comune di Pesaro poi è messo meglio di altri, perché abbiamo già approvato sia il bilancio preventivo a dicembre che il bilancio consuntivo ad aprile, ma davvero la metà dei comuni non sanno come chiudere i bilanci, lo potranno fare entro luglio. Quindi ne risentirà qualche settore in particolare? Noi speriamo di no, ma temiamo di sì, nel senso che abbiamo chiesto come comuni, abbiamo calcolato queste mancate entrate in 5 miliardi, in questo decreto ce ne hanno date 3 e crediamo che non basteranno. Molto dipenderà da come andrà la situazione economica, perché se ci dovesse essere, facciamo un'ipotesi ottimistica, che nel giro di un mese il virus scompare o è sconfitto, perché magari si è individuata la cura o perché l'arrivo dell'estate aiuta a sconfiggere il virus, piuttosto magari perché nel frattempo scoprono un vaccino prima del previsto. E magari a quel punto si potrebbe avere un secondo semestre del 2020 di rimbalzo economico, cioè di crescita, di entusiasmo, di ottimismo, di crescita economica. Allora quello è un film, cioè vorrebbe dire che nel secondo semestre i comuni potrebbero recuperare una parte delle entrate che oggi prevedono di non avere. Se invece, come temo, questa crisi durerà per tutto il 2020 e forse anche per il 2021, sicuramente i 3 miliardi stanziati non basteranno, perché noi incassiamo anche in base all'andamento dell'economia. E quindi è evidente che la condizione dei bilanci dei comuni è strettamente legata alla battaglia contro il virus e alla situazione economica che ci sarà nei prossimi mesi. Quindi a luglio abbiamo ottenuto da parte del Premier Conte e del Ministro Gualtieri una verifica, non a caso terremo il congresso dell'assemblea annuale della mia associazione ALI Autonomie Locali Italiane a Napoli il 2-3 luglio con il Ministro Gualtieri, perché vorremmo far diventare quell'appuntamento un momento di verifiche anche sui bilanci dei comuni, perché se non basteranno le risorse come noi temiamo, abbiamo bisogno che il Governo ne aggiunga altre, anche perché la differenza tra noi e lo Stato è che lo Stato può fare manovre in deficit come sta facendo, i comuni no, per legge non lo possono fare, e quindi non possiamo indebitarci per far fronte a un'emergenza, cosa invece che può fare lo Stato nonostante l'altissimo debito pubblico del Paese. Da lì vengono le risorse, poi speriamo che arrivino dall'Europa, si sta trattando con l'Europa per avere il massimo del contributo possibile, ma i comuni sono in questa situazione, quindi hanno bisogno dello Stato perché non possono indebitarsi. Certo. Abbiamo un'altra persona in linea, buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera Sindaco, le volevo chiederle quale previsioni avete in quanto alle aperture dei centri sociali? Cui noi aspettiamo con ansia di poter rientrare, ci dia una speranza almeno per breve tempo, molto, non so come gliela posso dire. Le chiedo, Sindaco, una risposta unica, perché ci stanno chiedendo anche per gli asili nido, i centri estivi e poi altre cose che stacchiamo da questo argomento. Allora, tutti i luoghi dove c'è aggregazione sono i più difficili da riaprire, soprattutto al chiuso. I centri per gli anziani per noi sono fondamentali dal punto di vista sociale, però è anche vero che abbiamo visto che gli anziani sono coloro che hanno rischiato di più, tanti purtroppo hanno perso la vita
questo virus è stato maledetto anche per questo, perché ha intaccato la parte più debole della società, i malati, gli anziani. Poi tutti possono essere contagiati o essere portatori del virus, però abbiamo visto che coloro che hanno rischiato maggiormente la vita sono queste fasce della popolazione, quindi vanno protette a maggior ragione. Noi vorremmo farlo il prima possibile, ma lo dobbiamo fare in sicurezza. Ad esempio l'altro giorno parlavo con il presidente degli albergatori dicendo lunedì del liscio, che da Pesaro andava fortissimo, quando si rifarà? Al momento tutte le cose dove c'è il contatto con le persone, compreso il ballo, non si possono fare. Io spero che se non faremo degli errori in queste settimane, magari anche qui, una parte dell'estate, potremo provare a recuperare anche quelle attività. Però oggi è difficile da immaginare. Una delle frasi più belle che ho sentito in questi mesi è una frase di Guccini, che poi Maccox ha ripreso in una vignetta durante Propaganda Live una sera, che sostanzialmente Guccini dice in una frase celebre, dice: dopo la guerra c'era una voglia di ballare che faceva la luce. E c'è questa immagine bellissima di due persone che ballano con una luce dietro. Descriveva un po' la voglia di vivere che c'era nel dopoguerra. Ecco, io spero che quella possa essere un'immagine di rinascita per l'Italia, però per arrivare a quella condizione ancora abbiamo bisogno di essere molto prudenti, di mantenere le distanze, di tenere la mascherina, di evitare le aggregazioni. Magari ci arriveremo prima del previsto. Quello che posso garantire è che appena sarà possibile lo faremo, però dobbiamo garantire che avvenga nella massima sicurezza, soprattutto per gli anziani che frequentano questi centri. Per i bambini invece, quindi, per i bambini questo è un grande punto debole. Io, come dire, ho spesso anche difeso l'atteggiamento del governo, che sicuramente ha fatto degli errori anche in termini di prudenza, le riaperture e via dicendo. Però ci sono due punti deboli in tutta la strategia della fase 2 del governo. Il primo è la mappatura delle persone, che è scomparsa. Perché la mappatura delle persone doveva essere un pilastro della fase 2. L'app non sappiamo che fine ha fatto, oggi è uscita una notizia che forse riusciremo ad applicare nel giro di pochi giorni, di poche settimane, ma l'app doveva essere fondamentale. I test sierologici, molti li stanno facendo, ma ancora il Comitato Scientifico e l'Istituto Superiore di Sanità non è in grado di dirci se chi ha preso il vaccino, se chi ha preso il virus è immune. Sì. Per cui anch'io lo volevo andare a fare, no? Io sono convinto di averlo preso, perché è impossibile con tutte le persone che ho incontrato tra gennaio e febbraio di non averlo preso. Però poi ho pensato, lo vado a prendere, se ho avuto gli anticorpi o non ho avuto gli anticorpi, che cosa cambia? Devo andare in giro con la mascherina uguale, devo stare a distanza di sicurezza uguale, non ho la certezza di non riprenderlo e non ho la certezza di attaccarlo. Donerebbe il plasma però. Sì, al massimo quello, però non avere la certezza dell'immunità, se uno ha sviluppato gli anticorpi, ovviamente rende utile il test sierologico, ma non lo rende così utile come speravamo. Certo. Così come ci sono tanti tamponi veloci che si possono vendere in farmacia, ma al momento non sono stati considerati nessuno, o comunque ufficialmente non sono stati considerati affidabili. Quindi c'è un ritardo enorme nel tema della mappatura, questo è purtroppo fuori discussione. Così come c'è un vuoto sui bambini, perché noi abbiamo rimandato giustamente a lavorare i genitori e quindi riaprendo le attività, ma i bambini con chi stanno? Li abbiamo ridati in mano ai nonni, che avevano mancanza dei bambini, ma i nonni, come abbiamo detto, sono quelli che dovevano essere maggiormente protetti. Forse col senno di poi la prima cosa che tutti hanno fatto è stata chiudere le scuole, no? La prima cosa che viene naturale fare. Ma forse col senno di poi non lo rifaremo oggi, perché noi per 15-20 giorni abbiamo tenuto i bambini con i nonni, mentre invece i nonni dovevano essere la parte da proteggere. E siccome poi è venuto fuori successivamente che gli asintomatici erano molti di più, magari tra questi asintomatici c'erano molti bambini che l'hanno attaccato ai propri nonni. Quindi il tema dei bambini è fondamentale dal punto di vista educativo ed è fondamentale anche dal punto di vista della sicurezza sanitaria. In questo momento c'è un grande vuoto, noi stiamo cercando di anticipare il più possibile l'apertura dei centri estivi, in modo tale da dare un supporto alle famiglie. Si parla di giugno però. Si parla del 15 giugno, stiamo vedendo se si riuscirà ad anticipare di qualche giorno, siamo in attesa dei protocolli della regione per verificare se riusciremo ad aprirli già da prima.
per dare un supporto alle famiglie. E così come si sta discutendo dal nuovo anno scolastico, perché insomma, se vogliamo partire bene a settembre dobbiamo avere chiaro anche il meccanismo di ripartenza, avete visto le discussioni che ci sono. Quindi mappatura e bambini mi sembrano gli elementi più deboli della strategia nella fase 2 da parte del governo. Tra poco sentiamo chi c'è al telefono, ma una domanda molto, molto breve. Dovrebbero riaprire anche i giochi in alcuni parchi pubblici, sì, sempre da giugno anche in questo caso. Però come funzionerà un bambino alla volta? In questo caso abbiamo comunicato oggi, dal 3 giugno riapriranno tutti i nidi e le materne comunali, di competenza comunali, i giochi di quei nidi, per i bambini che vanno al nido o a quell'asilo. Quindi potranno rifrequentare i giochi dei giardini del nido, dell'asilo dove andavano. Ci sarà personale addetto che farà in modo che i bambini giochino uno alla volta nei giochi e soprattutto igienizzerà i giochi ogni volta dopo un utilizzo. Tra un bambino e l'altro. Okay. Così come faremo la stessa cosa in 4 parchi pubblici della città, vado a memoria, mi pare Viale Zara, Parco Scarpellini, a Muraglia e quello delle Cinque Torri davanti al Metropolis e a Borgo Santa Maria. Ugualmente in questo caso 4 ore alla mattina, 4 ore al pomeriggio, sarà il personale addetto che sanificherà continuamente i giochi in modo tale da permettere ai bambini di giocare nei giochi ma in estrema sicurezza. Ovviamente abbiamo dovuto concentrarci su 4 giochi perché sanificare continuamente tutti i giochi dei 100 parchi della città diventava sostanzialmente impossibile. Però sono 25 giardini di nidi e asili più 4 parchi pubblici dal 3 di giugno a disposizione delle famiglie per far giocare i propri figli. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità e poi torniamo a sentire chi abbiamo in linea. A fra poco. Bentornati in diretta, rimarremo in compagnia del sindaco Ricci ancora per pochi minuti, avevo accennato di questa telefonata, allora sentiamo chi c'è in linea. Buonasera. Sì, buonasera. Prego. Sì, buonasera signor sindaco, le volevo chiedere una cosa. Io abito a Pesaro, sono una residente in via Mammola Bella. Sì. E ogni giorno devo andare in via Passeri per poi proseguire per il centro. Volevo chiederle gentilmente, siccome io da via Mammola Bella devo girare per forza in via Massimi per andare poi in via Mentana, arrivare al corso, girare a sinistra al Troni, girare per il centro Benelli, ritornare alla rotatoria, prendere via Belvedere e ritornare in via Passeri, invece di fare 50 metri devo fare 2 chilometri. Questo pezzettino di strada, di tratto, insomma, da via Mammola Bella a via Passeri, davanti passando, ecco, per i giardini, non è possibile fare la doppia circolazione, doppio senso, no, circolazione, perché altrimenti devo fare una cosa veloce e ci devo impiegare un quarto d'ora. Sì, sì, ho capito bene la zona anche perché io abito da quelle parti, quindi è una zona che conosco bene. Sì, effettivamente deve fare il giro dell'Oca per uscire di casa. Bisogna vedere, bisogna che ne parlo con i miei tecnici, perché lì la strada è un po' strettina. C'è, mi pare, il parcheggio da un lato vicino al parco della biblioteca, però se si potesse permettere almeno ai residenti di poter uscire, sicuramente eviterebbe di fare tutto quel giro. Domani ne parlo un attimo con il nostro mobility manager, speriamo di trovare una soluzione. Sindaco, abbiamo ancora tanti messaggi, purtroppo però dobbiamo chiudere la diretta, direi di chiudere con due temi un po' più leggeri. Intanto da Fanno le chiedono se ha notizie sulla VL, che cosa ha fatto oggi, qual è l'esito dell'incontro? Ma intanto molti mi anche in questi giorni sta discutendo, no? Che comunque questo periodo qualcosa di positivo ha, secondo me non ha nulla di positivo, io ci ho riflettuto a lungo, ho discusso anche queste sere a casa con i familiari, con mia moglie, con gli amici, su che cosa potesse avere di positivo questo periodo, io non ci ho trovato nulla. L'unica cosa positiva è che la VL non è retrocessa, questa è l'unica cosa positiva che sono riuscito a trovare. Per questo ho detto a Costa e ad Amadori, anche scherzando, che capisco la loro volontà di ripartire con un progetto serio e al tempo stesso che possa dare anche qualche soddisfazione ai tifosi. Però io penso, con una battuta ho detto che a morire e retrocedere si fa sempre in tempo, quindi io sono tra coloro che sta tifando per ripartire in Serie A 1,
Ovviamente molto dipenderà dall'incontro che c'è stato oggi con il main sponsor, con Carpegna Prosciutti, perché è ovvio che in questi anni abbiamo davvero, hanno fatto un lavoro straordinario perché hanno sempre fatto una squadra con un budget molto risicato. Però quest'anno per la prima volta avevamo di nuovo lo sponsor di maglia, fra l'altro un'azienda molto seria, una delle aziende più importanti d'Italia. E quindi insomma, se si dovesse riconfermare un accordo con loro sarebbe davvero bello riprovare in A1, anche perché io penso che quest'anno comunque lo sport avrà un ridimensionamento, certo. Ce l'avrà la Serie C, e questo riguarderà sia Alfano che la Vispesaro, ce lo avrà il basket in A1, ce l'avranno tanti sport, e quindi credo che magari con un budget dignitoso, una squadra che l'anno scorso magari retrocedeva o rischiava di retrocedere, magari il prossimo anno potrebbe fare un campionato migliore. Quindi spero che ci possano essere ci possa essere la possibilità di ripartire dalla una, magari combattere anche quest'anno per un futuro cestistico che la città merita. E del resto, il paradosso anche di questo coronavirus è che forse siamo stati penalizzati da un evento storico per la nostra città, che sono state le Final Eight. Il primo caso a Codogno è stato il 21 febbraio, noi abbiamo avuto le Final Eight dal 13 al 16 di febbraio, quindi pochi giorni prima, e temiamo che migliaia di tifosi che hanno inondato la città per 4 giorni abbiano in qualche modo contribuito ad aumentare poi il numero di casi nella nostra città, nella nostra provincia, come forse è successa la stessa cosa per il Carnevale di Fano nei primi 3 weekend di febbraio. Sì. Ovviamente cose che non potevamo sapere, e il paradosso è che quel grande evento ha dimostrato quanta fame di basket ci sia a Pesaro, no? 10.000 persone, palazzetto pieno per 4 giorni, un grande entusiasmo. È stato poi probabilmente un evento molto sfortunato, ma che ha dimostrato in quei giorni che c'è una passione enorme a Pesaro, e quindi avere una squadra in A1 potrebbe sicuramente come dire, rappresenterebbe al meglio il movimento cestistico e la passione cestistica che c'è nella nostra città. Sempre a Pesaro, a metà giugno ci sarà il primo spettacolo teatrale in Italia dopo il lockdown. Sì, è un'idea di Vimini, del vice sindaco, molto brillante, perché fra l'altro ci ha consentito di avere anche una bella promozione nazionale, ed è grazie a Celestini, ad Ascanio Celestini, che ha come dire, accettato questa idea di fare un spettacolo a mezzanotte 1, quindi sarà un spettacolo notturno, ovviamente per poche persone, perché delle 450 persone che ospita il teatro, credo che al massimo ne potremmo ospitare 150 per i motivi di sicurezza e del distanziamento. Però è un bel messaggio soprattutto al mondo della cultura, perché non ci rendiamo conto, ma come dire, la cultura ci è mancata tanto, l'abbiamo avuta nei dispositivi, in televisione, però la cultura ci è mancata tanto, e soprattutto dietro la cultura, nella cultura, c'è un pezzo di lavoro. Artisti, tecnici, persone che lavorano diciamo dietro le quinte, produttori, coloro che rischiano, coloro che commercializzano gli spettacoli, c'è un mondo. E questo mondo è uno di quei mondi che ha sofferto di più la crisi economica, e quindi, come dire, rimettere in moto i teatri sicuramente è una bella boccata d'ossigeno. E noi con questa bella notizia, curiosa, chiudiamo qui questo primo appuntamento dopo il lockdown con Primo Cittadino. Chiediamo scusa a tutti quei telespettatori ai quali non siamo riusciti a rispondere. Invece per lei, sindaco, ancora la serata continua. Le dicono sempre che è un po' troppo spesso in televisione. Sì. Ma intanto approfitto, perché mercoledì ci sarà la presentazione del libro. Sono riuscito a... Avevo impostato questo libro grazie alla prefazione di Liliana Segre, il libro si intitola Vincere l'odio, e però poi metà libro, grazie alla collaborazione di Lucrezia Ercoli, è un dialogo tra me e lei, dove ci interroghiamo su che cosa succederà dopo il coronavirus, cioè che tipo di società avremo, se ci sarà una rinascita o ci sarà rabbia sociale, se avremo più paura o più speranza. Se progressivamente aumenterà o diminuirà l'odio, cioè che tipo di società avremo dopo questo passaggio storico che comunque cambia tutto. E quindi è un libro anche molto attuale, lo presenteremo mercoledì alle 18, sarà la prima presentazione a Pesaro, e ci sarà anche Caro Figlio, che mi onora della sua presenza in questa presentazione. Ovviamente sarà una presentazione anomala, solo 20 persone potranno partecipare in piazza Toschi Mosca, perché abbiamo deciso di mettere al massimo 20 sedie distanziate con l'obbligo di mascherina, e tutti gli altri però potranno seguirci nei canali social miei di Pop Sofia, e quindi, come dire, se vorrete potrete partecipare a questa iniziativa. Invece sì, più tardi avrò un'altra trasmissione
da Porro a Quarta Repubblica, dove credo che dovrò litigare con Mario Giordano, non so su che cosa. L'altra volta abbiamo litigato sui monopattini, immagino questa sera su qualcos'altro. L'ascolteremo. Grazie ancora per essere stato nei nostri studi. Grazie anche a tutti voi per averci seguito. Il programma torna lunedì prossimo, sempre in diretta. Buona serata a tutti voi. Arrivederci, Sindaco. Grazie ancora. Grazie a voi.